Bene, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Italiano per Tutti. Questa sera parliamo della consonante H in italiano, quando viene usata. Allora, diciamo subito che la consonante H, a differenza di molte altre lingue, come ad esempio l'inglese, in italiano è muta. Quindi si scrive, ma non si pronuncia e ovviamente non si sente, non si ascolta, tranne che in qualche caso che poi comunque vedremo. Allora, bisogna ricordare che la consonante H si può trovare genericamente in quattro casi principali. Nel primo caso è utilizzata nel verbo avere, nel tempo presente, coniugazione del tempo presente del verbo avere, troviamo in alcuni casi il posizionamento della consonante H davanti appunto al verbo avere. Nel secondo caso vedremo l'esempio della consonante H messa interposta fra le consonanti C e G e le vocali I ed E. Vedremo cosa succede interponendola. Poi vediamo la consonante H all'interno di esclamazioni. E infine la consonante H in nomi di località italiane, in questo caso. Allora, portiamoci al primo caso e andiamo a vedere la consonante H utilizzata nel verbo avere. Il verbo avere, la coniugazione del verbo avere nel tempo presente, come regola ci dice che quando io dico io ho, non pronuncio la H, ma devo scriverla perché la regola grammaticale mi dice che io ho vuole, come vedete qua scritto, vuole la H davanti alla O. Tu hai, quindi ci vuole anche in questo caso la H, lui ha, lei ha, oppure loro, se sono più persone, hanno con l'H davanti. Quindi questi quattro casi davanti al verbo avere bisogna posizionare la consonante H, che notate bene non si sente, quindi io ho, tu hai, lui o lei ha, loro hanno. Da notare è una cosa importante perché molti italiani sbagliano questa cosa, loro hanno è una particolarità, loro hanno, noi abbiamo un'altra parola in italiano che è anno, che è l'anno solare, giorno, mese, anno, che non è il verbo avere, loro hanno, e la parola anno solare si scrive senza H, invece loro hanno, verbo avere, si scrive con l'H. Questo è un tipico errore anche purtroppo italiano, nella scrittura, nel parlato, nell'ascoltato non si sentono e quindi si genera l'errore nella scrittura perché ancora molti italiani fanno questo tipo di errore. Il secondo caso della consonante H è invece interposta fra la G e la C insieme alle vocali I ed E. Quindi vediamo questi quattro casi che sono, ad esempio, vedete, giro, se interpongo la H fra la G e la I diventa ghiro, un suono più duro, un suono più gutturale, g, ghiro invece di giro che è più squillante. Ance diventa anche con la k invece che la c. Getto diventa ghetto e orci infine diventa orchi. Quindi interposta la h fra la g e la i, fra la c e la e, fra la g e la e fra la c e la i. Tutti questi quattro casi qua sono tipici. È quella situazione in cui, interponendo la consonante H, ho un suono diverso, ovviamente non sento la H soffiata come ad esempio in inglese, che sono tipici per usare molto fiato nella consonante H. Noi non abbiamo sfiatato in questo caso le parole, ma abbiamo reso le parole più dure, più gutturali e cambia completamente il senso della parola e il termine. Terzo caso importante è la consonante H all'interno di esclamazioni. Il giusto termine, invece che chiamarle esclamazioni, anche se ormai è quotidiano utilizzare questo termine, sarebbe interiezioni. Le interiezioni sono espressioni che poi vengono scritte come oi,
Ahimè, oibò, ai. Non si sente molto la consonante H. Si può dare un po' di enfasi parlandola, soprattutto magari a teatro, al cinema o in radio, o parlando in questo modo in un blog o in un video. Però solitamente quando si usano non si sta a pensare all'H o no, infatti letteralmente poi non conosciamo, io personalmente se non ce le avessi scritte non conoscerei bene la posizione dell'H in questi termini, perché solitamente sono molto parlati e poco scritti. Ultimo caso è la consonante H all'interno di nomi di città o di paesi. In questo caso vediamo, ci sono quattro esempi: Ro, Vo, Santia, Tien. Non si sente, non si pronuncia l'H, però si scrive perché probabilmente gli ordini dei nomi hanno un'origine antica che deriva da termini che incorporavano la consonante H all'interno. Ricordiamoci sempre, in italiano l'H non si pronuncia, è muta. Sulla consonante H questo è tutto, spero sia stato interessante per voi. Vi consiglio, anzi vi chiedo di fare dei commenti, di scrivere qualcosa nel canale YouTube. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, grazie. Thank you.